Sono Vanessa Correro, sono un architetto, sono il presidente dell'associazione Si Riparte. L'associazione Si Riparte nasce circa 7 anni fa, con Marco Perli, che è uno scultore, artista, pedagogista, nonché mio marito. Abbiamo deciso di fare qualcosa per divulgare e diffondere l'arte. Per educare, insomma, per educare bambini e adulti attraverso l'arte. In che modo? Attraverso degli eventi artistici, degli interventi artistici, comunque didattici, che hanno lo scopo non di creare dei piccoli artisti, perché non è questo l'intento, ma di divulgare il pensiero. È un po' la filosofia degli artisti, e quindi allenare il modo di pensare dei fruitori dei nostri interventi in questo senso. Da lì sono nati laboratori per bambini, campi estivi diffusi, soprattutto nei piccoli centri del centro Italia. Noi siamo nati a Città della Pieve, un piccolo paesino dell'Umbria al confine con la Toscana, in campagna, dove il primo anno abbiamo fatto i nostri campi estivi nella nostra casa di campagna, con l'intento di far sporcare le mani ai bambini, anche con i materiali della campagna. E attraverso questo progetto intendiamo svelare al pubblico un po' delle tradizioni del territorio umbro attraverso tre tematiche, che sono quelle dell'acqua, della terra e della tessitura, con delle mostre in luoghi un po' speciali per noi, e attraverso tre punti di vista, che sono quello dell'arte, della scienza e dell'antropologia, della tradizione. C'è un'attenzione particolare all'inclusione nel nostro progetto. Un nostro sostenitore è l'associazione Prendimi per Mano, che propone attività per bambini e ragazzi con lo spettro dell'autismo. Questi ragazzi saranno invitati a partecipare attivamente alle nostre proposte didattiche. Per loro è un'occasione particolare, non solo di confronto con realtà che magari normalmente non visitano, ma soprattutto confronto con altri ragazzi, altri coetanei, quindi ragazzi della loro età, ma anche e soprattutto con l'arte. Abbiamo visto come i ragazzi, partecipando alla mostra sulla terra che si è tenuta a Palazzo della Penna, che è un museo d'arte, hanno avuto l'occasione di toccare anche le opere. Le opere sono esposte comunque a misura di bambino, non è vietato toccare, anzi, i ragazzi partecipanti, guidati da noi o da chi, insomma, guiderà le visite, tenderà a coinvolgerli anche con il tatto. Per noi il tatto è molto particolare nella nostra attività, perché dal tatto comunque si stimolano tutti i sensi, quindi soprattutto per ragazzi che hanno bisogno di un'esperienza sensoriale totale, questo è molto importante. Allora, questa mostra l'abbiamo voluta chiamare Terra Casa Madre, terra per ricordare a tutti quanti il tema di cui stiamo trattando, quindi la terra, e casa madre invece che guarda due aspetti, un pochino quello della maternità, quindi il luogo di accoglienza, il nostro spazio che è un amore materno, e la casa, quindi comunque come luogo abitativo. Abbiamo trattato degli aspetti particolari, insomma. E nella prima sala abbiamo visto la terra come può essere lavorata e quindi un aspetto artigianale del vasellame e di tutta la tradizione che ci può essere da questo. Siamo in terra etrusca, quindi è molto importante andare a guardare le nostre radici, la nostra tradizione e il modo in cui la terra è stata lavorata. E in quest'altra sala, invece, la seconda sala, vediamo quali sono i sistemi costruttivi della casa. Da una parte abbiamo dei materiali che ci ricordano un pochino quello che è la fase forse un pochino più industriale e quindi della terracotta, dove noi se siamo bravi riusciamo a capire e a vedere anzi tutte le nostre costruzioni e ci rendiamo conto di quanto sia importante questo materiale per noi e quanto questo riesca a venire dalla tradizione. Non è un caso infatti che si ricominci nuovamente
usare del materiale crudo. Finora abbiamo parlato di terracotta, soprattutto dal dopoguerra fino adesso. Adesso si riprende un pochino la tradizione e si vuole andare verso delle situazioni più ecosostenibili. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, insomma, che vogliamo che i ragazzi e i bambini imparino, l'ecosostenibilità. Lavorare quindi e costruire con la terra cruda è una cosa importante. Vediamo qua che ci sono moltissimi esempi, nel mondo addirittura, di edifici anche giganteschi costruiti con la terra cruda. E qua invece alcuni metodi, alcune forme in cui si può lavorare. In questa sala invece abbiamo questa installazione che si intitola Preparando il deserto. Vuole offrire, diciamo, l'aspetto più impattante forse, perché abbiamo uno spaventapasseri che è un tipico elemento costruito dagli ortolani, quindi che prevede un tipo di agricoltura sicuramente limitata, molto familiare, piccolina, e che però è uno spaventapasseri che sta su della sabbia, che vuole ricordare il deserto, quindi uno spaventapasseri in mezzo al deserto, credo che sia un qualche cosa che riesca a parlare da solo, cosa vada a custodire, la sabbia e basta. Preparando il deserto è un nome che deriva dall'osservazione forse, dall'analisi del tipo di agricoltura che abbiamo adesso, un'agricoltura che è molto intensiva, sicuramente troppo meccanizzata, convenzionale viene chiamata addirittura, e quindi qua offriamo alcune fotografie per riuscire a leggere meglio l'argomento, che è molto criticata perché tende a maltrattare il suolo, a maltrattare il terreno, a desertificare il terreno sotto alcuni aspetti, e quindi c'è un totale intervento da parte dell'industria per poter mantenere i terreni attivi. E dall'altra invece si vuole proporre quella che è un'agricoltura più familiare, più piccola sicuramente, che magari riesce a produrre di meno, ma sicuramente di migliore qualità.